Ciao, buongiorno a tutti, sono Giuseppe Pascarella e questa è una nuova puntata di questo meraviglioso podcast dedicato alla consapevolezza finanziaria. Oggi, mercoledì, è molto probabile che la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse di altri 3 punti, 3 punti, 0,75% invece che l'1%. Noi tutti investitori ci dobbiamo preparare a una tempesta di sciocchezze, poiché analisti, strateghi, gestori di portafogli, promotori di Wall Street e non solo, anche europei, dichiarano di sapere esattamente che cosa accadrà dopo. E come dico sempre, l'unica cosa che non si può prevedere è il futuro. Un consenso si è già consolidato intorno alla convinzione che la Fed continuerà ad aumentare i tassi quest'anno per poi tagliarli già nella prima metà del 2023. Queste persone sanno già esattamente a che punto arriveranno i tassi di interesse e quando cominceranno ad essere tagliati. Pensate un po'. I mercati prevedono che entro la fine dell'anno la Fed aumenterà il suo tasso di riferimento a circa il 3,3% dall'attuale 1,50%. Quindi la Banca Centrale smetterà di aumentare i tassi entro giugno 2023 e inizierà a tagliarli. Se la guardiamo da questo punto di vista, pare molto carino, soprattutto per i mercati finanziari. Sarebbe anche sorprendente, considerando il record predittivo dei principali osservatori della Fed. Di volta in volta, economisti e altri previsori hanno definito i tassi di interesse sbagliati. Alla fine del 2009 le dozzine di economisti intervistati dal Wall Street Journal Economic Forecasting Survey avevano previsto che il tasso di riferimento della Fed sarebbe salito all'1,04% dal famoso 0,14% nell'anno successivo. Sapete a quanto arrivò? 0,17%. Nel 2014 lo stesso gruppo di famosissimi economisti del Wall Street Journal chiese che se i tassi sui fondi Fed avessero raggiunto lo 0,96 entro la fine del 2015, arrivarono allo 0,34. Ma non ci fermiamo qui. Nel 2018 i meteorologi si aspettavano che il tasso raggiungesse il 2,89% entro la fine del 2019, non superò mai l'1,5. Un anno dopo, la previsione per la fine del 2020 era dell'1,48%, in realtà 0,09%. È molto facile prendere in giro un gruppo di economisti, ma anche i mercati però si sbagliano. Nel lontano, si fa per dire, 31 dicembre 2021, i mercati finanziari prevedevano con l'87% di probabilità che la Fed avrebbe fissato il suo tasso di interesse tra lo 0,25 e l'1% nella settimana che stiamo vivendo oggi. Il 31 dicembre le probabilità che il tasso di interesse dal 2,25 al 2 sarebbe salito dal 2,25 al 2,5, che tutti si aspettavano, erano essenzialmente pari a zero. Quello che il mercato si aspetta che la Fed faccia non deve essere confuso con ciò che accadrà effettivamente. Credere a ciò che dicono i meteorologi è un errore, credere a ciò che dice la Fed è un errore ancora più grande. Come ho sottolineato varie volte, nel 1994 la Fed alzò i tassi subito dopo aver suggerito che non sarebbe stato necessario farlo. Alla fine del 2018 la Fed indicò che erano probabili alcuni ulteriori graduali aumenti dei tassi, quindi ha trascorso gran parte del 2019 e del 2020 riducendoli e portandoli vicino allo zero. I commentatori del mercato ti riempiranno le orecchie questa settimana con infinite pontificazioni su ciò che la Fed farà dopo. Non ti diranno però due cose importanti. In primo luogo, la stessa Fed spesso non sa cosa farà con settimane di anticipo della prossima decisione. E in secondo luogo, non dovresti riposizionare il tuo portafoglio sulla base di una previsione del tasso di interesse. Non importa quanto sembri certa la visione del consenso. È molto probabile che questo sia sbagliato. Lo scorso fine settimana, la stessa forza che può sollevare il mercato azionario può anche distruggerlo. Ascoltati il mio podcast di oggi sulla leva. Come ho detto, quando fai leva, usi il denaro di qualcun altro per amplificare i guadagni di un investimento, ma anche le perdite. La parola deriva dal francese alzare. Se hai mai usato una leva per spostare un oggetto pesante, sai che la forza è incredibilmente potente e potenzialmente pericolosa. Il 22 luglio, quando le azioni di Snapchat sono scese del 39%, un mio cliente mi ha fatto sorridere sottolineando che se fosse esistito un ETF sul titolo in leva 2, sarebbe stato spacciato. Un ETF con leva doppia su Snap, che almeno finora non esiste, gli avrebbe fatto perdere il 78% in un singolo giorno.
Quindi sono stato dispiaciuto di ricevere queste email di un secondo cliente. Ho perso più di mezzo milione su un ETF con leva, non sapevo nemmeno cosa significasse leva. La settimana del 1979 suona molto simile a quella che stiamo vivendo oggi. Le cose principali nella mente di molte persone, di molti investitori, erano l'inflazione e i tassi di interesse. I mercati finanziari spesso si sbagliano sui punti di svolta importanti. All'epoca ci volle un anno di politiche risolute di Volcker prima di far abbassare l'inflazione e più di 2 anni prima che i tassi di interesse raggiungessero finalmente il picco. Ma almeno quella volta i mercati avevano ragione. Volcker era la persona giusta per risolvere il problema. Nessuno pensava che sarebbe stato facile, nessuno. Non c'è nessun precedente moderno, anche sotto Volcker, che suggerisca che la Fed possa tagliare l'inflazione senza far cadere l'economia in recessione. Se l'odierno presidente della Fed, Jerome Powell, riesce a uccidere l'inflazione senza far crollare l'economia, farà sembrare la Panda come l'auto più veloce del mondo. Sia chiaro, io ho grande stima della Panda. Mi raccomando, investite bene, occhi aperti e state calmi. Sono Giuseppe Pascarella, se avete dubbi o domande potete scrivermi a giuseppe.pascarella@pascaprofit.com. Ciao ciao!